Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots Game, siamo con questo che è il nono episodio del Let's Play esplorativo in anteprima di Stellaris, il nuovo grand strategy game della Paradox, che in Italia potete trovare solo sul mio canale, quello di Avionauta, di Nightmaster e di Andrew. E noi siamo qua col nostro pollaio. Dunque, abbiamo tre pianeti, ora abbiamo fatto un po' di missioni suicide con le nostre navi, ma abbiamo iniziato a menare un pochino di amebe. Abbiamo fatto qua un outpost esplorativo, anzi di frontiera. Il suo scopo principale è quello di espandere il claim, così che si possono costruire in tutte queste zone. Però, per fortuna mia, praticamente se viene costruito su una zona dove c'è una certa risorsa, funziona anche come assimilatore di quella risorsa, quindi abbiamo risparmiato 90 di minerali a farlo su Pulsar. È stata una scommessa che ho vinto a fortuna, proprio senza pensarci due volte. Allora, qui va bene, questo sistema mi piace un sacco, soprattutto perché è l'unico dove c'è quella risorsa lì, quindi potrebbe essere abbastanza interessante. Nel frattempo, tu sei arrivato? Sì. 90 minerali ce li hai? Non ancora, perché per adesso gli sto dicendo di muoversi qua. Ok, questo ce l'è? Ah, Construction complete. ok, è lui direttamente. Allora, tu invece vai qua così, perché quando questo sarà finito sarà una figata fotonica. Allora, qua ci manca cibo. E questo qua cosa fa? Abbiamo un modulo in più da aggiungere, interessantissimo. Allora, calma e sangue freddo. Prima di tutto, su arrosticini abbiamo un problema di cibo. Vediamo un po' di quanto cresce la popolazione. 1 al mese, quindi direi che fare sullo spazioporto questo che ci dà più 3 di cibo senza che nessuno lavori sul pianeta è fondamentale. Ok? Fatto. Poi tu lavori lì, per adesso va bene. Dobbiamo iniziare a aumentare i minerali. Adesso abbiamo migliorato l'energia. I minerali qua su Aya ho costruito questo, che dovrebbe dare più 10% di tutto. Infatti queste qua sono salite tutte. Power Hub, sono salite tutte di uno, fantastico. Posso fare questo? Era meglio fare prima quella lì, ho sbagliato. Va bene lo stesso, però così avremo molta più energia. Mi piacerebbe prendere possesso di questo sistema qua perché è davvero la miniera più grande che abbia mai visto, ed è il caso di farlo. Però prima cosa, secondo me, è costruire un'altra nave scientifica, perché iniziamo davvero Debris analyzed. averne bisogno. Allora, pausa. Cosa abbiamo scoperto? Che innanzitutto è qua che ha analizzato questo, i resti delle amebe distrutte. Allora, più 10 punti qui, poi più 10 punti il progresso di questa tecnologia, presumo, e anche al progetto. Fantastico. Allora, già che sei qua, fai Survey System. Vediamo un po' cosa c'è. Poi devo rimandarti qui e poi ce ne sono un bel po' di stelle in questa direzione che mi interesserebbe prendere. Io voglio avere una specie di bordo coperto, perché l'unica cosa, diciamo, strategica che posso avere è il bordo della galassia. O andare verso il centro per essere più vicino a tutti. Preferisco giocare in difensiva questa prima partita, quindi fare un attimo questo tipo di scelta. Va bene. Allora, invece qua abbiamo due possibilità. Allora, questo dovevo farlo solo a livello 2, quindi non me lo può proprio mostrare. Ma se invece andiamo su arrosticini, me lo fa vedere e dice che mantenimento è corvette, build speed, e anche il costo delle corvette scende. Ok, quindi è molto forte. Possiamo farlo, direi che lo facciamo su dove terremo l'esercito, e lo farei sulla capitale, quindi magari ci spandiamo anche in questa direzione in modo da tenerla in centro. E loro sono già addirittura al quarto pianeta, stanno andando davvero forti. Io al quarto pianeta non so assolutamente dove piazzarlo. Se fosse qua sarebbe bello, perché almeno questi due pian pianino si uniscono e viene fuori qualcosa di più bello.
Tanto tu stai costruendo qua, così abbiamo altra energia, inizia a essere davvero tanta. Quindi vammi a costruire un po' di minerali appena puoi e poi puntiamo su quello, perché adesso 17 di energia è davvero spropositata, così tanta non ci serve. E ci rallenta anche il fatto che siamo rimasti un po' indietro con i minerali. Allora, direi che possiamo fare subito prossima cosa, una nave scientifica e una nave di costruzione. In questo momento direi che ce le possiamo permettere. Qua purtroppo siamo fuori di poco. Comunque la mappa è in 3D, eh? Cioè vedete che c'è il piano colorato del claim. Ma poi, vedete questa qua è dentro il loro sistema addirittura. Questa. Mi fa tornare con la mappa in questa posizione. Però vedete che l'esagono arriva dove c'è in arancione, quindi magari c'è Construction qualche complete. stella sopra o sono tutte sotto? Penso che siano tutte sotto. Cos'è che è finito? Suaia. Suaia è finito. Ok, facciamo. Abbiamo detto una nave di costruzione. Posso fare solo due corvette. Questa qua costa di più addirittura. Ah, deve esserci stato un problema. Comunque 100. Aspettiamo 100 e questo qua. Construction complete. Costruzione completata. Facciamola qua, dai. Appena arriva a 100, aspettiamo il prossimo mese. Tanto su Aya abbiamo costruito quello e quest'altro. Facciamo prima una nave di costruzione che velocizziamo un po' l'ingresso. Intanto qua. Fleet order finished. Va bene, allora la ricerca non sta andando benissimo, quindi potremmo andare lì. Però secondo me è davvero molto più importante sviluppare prima i minerali, quindi vieni qua. E tra l'altro è un posto abitabile, ma piccolino, quindi per adesso estraiamo i minerali così normalmente, anche perché ormai sei dentro il nostro impero non c'è più bisogno di andare lì. E ti sposti. Questi qua sono il Gastrom, o quella cosa lì particolare. Allora, vediamo cosa abbiamo trovato qua. 2 di energia. Tra l'altro sei fuori dai nostri confini per adesso. Urca, qua c'è un casino di scienza. Sono due mondi mezzi morti. Va bene, sta finendo. Quanti te ne mancano? Ancora 3. Poi vai a fare questo progetto qui e ti mando qua. È una stella di classe M, quindi non è proprio il massimo, però va bene lo stesso. Urca 5, questo qua è proprio un bel sistema, eh? Dobbiamo assolutamente farlo entrare nell'orbita di Sirio. Construction complete. Allora, vediamo un attimo. Tu. Perfetto, allora. Tu puoi andare. Adesso sono un po' incartato perché ho solo un minerale da costruire. Vediamo un attimo. Venite entrambe qua che ci sono comunque le cose migliori. Fai mining station perché costa 180? Forse perché farlo su un pianeta costa di più? Può essere, eh? Inizia a spostarti anche tu lì. No, calma. Tu stai fermo. Pigliamo te. E ti spostiamo, questo qua è ancora fuori dal nostro sistema purtroppo, e ti spostiamo qua anche te. Move here. Sono entrambe lì, non è proprio la cosa più intelligente da fare. Forse era meglio far prima una nave scientifica. Mi sono fatto ingolosire dalla possibilità di fare miniere, ma in realtà non possiamo, perché prima dobbiamo venire qua. Quindi o facciamo un altro outpost o teniamo i minerali per fare un'altra colonia, però poi dove? Dove? Allora, direi che con i minerali ci facciamo subito invece, come dicevo, un'altra nave scientifica. Significa che dobbiamo prendere un altro tizio, un altro scienziato, uno che prova in giro. Allora, questo qua è buono per la ricerca. System Rischio. survey complete. Questo ci serve. Allora, vieni qua. Dove qui che serve un tizio livello 5, quindi pigliamo la nostra nave scientifica,
e gli diciamo di venire qua. Research project, perfetto. Questo pirata non è male, cacchio. Però non è... c'è questo sistema, non è male. Non è male per niente, mi piace. Dobbiamo riuscire... sperare che Sirio lo incorpori presto. Anzi no, attenzione, è appena entrato nel Construction sistema. complete. Allora, fermi, qua abbiamo due navi, ne pigliamo una. E gli diciamo di fare subito questo. Allora, calma un secondo, eh. Si capisce niente. Tu fai questo. Poi, construction ship. Farei questo in realtà. Ora non ce lo possiamo permettere, quindi rimani dove sei. Dobbiamo aumentare di brutto questi numeri, ragazzi. Sirio sta aumentando un pochettino. Nel frattempo il cibo dovrebbe essere migliorato sulla superficie, ora cresce di 1,3 al mese, non male. Possiamo iniziare a costruire qualcosa anche qua. È salito di livello qualcuno su Sole, probabilmente uno scienziato, qualcuno di livello 3, sì, uno scienziato di quelli che fa le ricerche. Ok, molto bene. Qua quanto dura questa? Ok, è al 10%? No. Non capisco. Forse perché sono in pausa e non vedo il progresso. Ah, qua 32%, ok. Questo qua quindi è nostro, bene, interessante. E che bisogna capire bene la prospettiva, cioè questo qui è loro, vedete, arancione. Vorrei fare la tecnologia, quanto mai non ho scelto quella che aumenta il bordo. Cioè, guardate, di pochissimo saremmo potuti arrivare sin qui. Pensate che bello. Qua ci manca ancora tanto, invece. Dai, quando è che viene pronta la seconda nave? Ah, eccola qua. Research complete. Warhammer? Cioè, mi stai dicendo che un gioco della Paradox ha una nave scientifica che si chiama Warhammer? Ragazzi, questa qua è... destino, allora avviable, ti è, e mi vai a fare survey di questo qua, vai. Tanto io ho da qualche parte una nave di costruzione che non sta facendo nulla, che sono venute entrambe qui. Tu stai costruendo, tu invece non stai facendo niente. Costruisci quella. Ok. Voglio aumentare questo qua a 50 come obiettivo. Qua quanto siamo? 99%. Togliamo la pausa Special che project finisce. complete. Perfetto. Incredibile. Incredibile. Quindi su qua abbiamo trovato un aumento di 3 per entrambe le scienze. Wow. Devo prendere controllo di questa zona. È essenziale, quindi adesso cerchiamo qualcosa di interessante perché qua tutta questa striscia mi interessa troppo. Purtroppo ci hanno rubato, qua stanno iniziando a costruire loro, quindi non potremo andare da quella parte lì. Poi survey di quel sistema lì, vediamo se riusciamo a prenderci almeno questo, stando in quella zona. Abbiamo finito una tech. Allora, possiamo migliorare il motore della nostra nave o prendere i missili di fusione, che sono un pochino più forti, immagino, col down 5 range, o se no costruire robot. No, per adesso i robot no. Io metterei chance to evade sub, cioè un po' di missili non fanno mai male, ragazzi. Vediamo un po' come va qua. Allora, c'è un pianeta continentale medio da 21, attenzione, potrebbe essere il posto buono per la nostra prossima colonia. Questo è un pianeta bello grande, questo cos'è? Ah, siamo noi che però stiamo andando da un'altra parte, cioè ci passerà davanti, giusto?
Infatti, ho usato solo come punto di transito. Ok, hanno finito di costruire qui. Allora, adesso mi fai tu, mi fai questa. E tu, qua stiamo prendendo tutto, ci manca la ricerca. Quindi, ah, queste due mancano, attenzione. Potenziamo le ricerche, prima questa qua. Così quel sistema solare qui lo pigliamo completamente, che è davvero fortissimo, che questo è molto forte. Anche qua un altro pianeta colonizzabile, che mi sembra però un pianeta oceanico, da 17. L'oceano è più del 90% della superficie. Va bene. Qua per adesso abbiamo trovato solo due minerali. Allora, il nitrogeno e l'ossigeno nell'atmosfera. Vediamo un po'. Dai, dai, dai. Sono curioso. Se questo è buono, facciamo la prossima nave, perché mettendola qua, secondo me, ci pigliamo di sicuro tutta sta zona. Un attimo. Perché per collegamento pian pianino si espandono, vedete? Anche se di molto poco, però un pochino lo fanno. Abbiamo navi che non fanno nulla? Sì, sono la forza d'attacco, quindi va bene, direi. Il livello di costruzione sta andando. Ok, vediamo questo pianeta, ragazzi. Ok, ragazzi, non male. Mi piace un sacco, guardate quanta roba. Non ha trovato su niente di particolare. Non è il miglior sistema solare che c'è, che ci sia, ma il pianeta di per sé è buono. Poi invece il pianeta non è buono, ma il sistema è buono. Però spero che mettendolo qui si possa prendere anche quello di fianco. Se no, mettendolo qua, Research complete. possiamo andare poi di... Allora, tu... Research complete. Che è questa qua. Che possiamo togliere la giungla, finalmente. Nuova risorsa. Perché così tante? Comunque ne abbiamo una viola. Allora, questa è una cosa fondamentale. Quando ci sono le risorse viola. Ah, ecco perché. In poche parole, avendo 201, cioè avendo trovato quelle cose lì delle amebe, ci ha dato la possibilità di avere due risorse in più rispetto, due ricerche in più rispetto a queste. Adesso. Io tra queste tre non so cosa fare, cioè tra queste cinque. Questa no, perché tra le tre è quella che mi interessa di meno. Invece questa qua che aumenta il border rage del 20% è fondamentale. Tanto quanto questa, però questa qua può ricapitare e per adesso possiamo vivere anche senza. Quindi tra queste due questa anche se dura un sacco. Ok. Mentre... Devo capire una cosa. Innanzitutto, cosa vuol dire quando è viola? Vuol dire che è una carta rara che non è detto che ricapiti normalmente. Però, avendo noi già dei punti in questa direzione, sono curioso, visto che questo è un let's play esplorativo, facciamo questo esperimento assieme, ragazzi. Voglio capire se avendo dei punti e scegliendo un'altra tecnologia, e sceglierò questa, queste due rimangono. Anche perché questo qua non so cosa sia, però questa dovrebbe essere una cosa che ci rende molto più forti contro gli attacchi. Allora, ma si rigenera da solo praticamente lo scudo. Ho capito. Allora, avete visto che quelle navi lì recuperavano vita da sole? In poche parole, mettiamo queste e anche le nostre strutture pian piano recuperano vita. Che può essere interessante, eh? Però in realtà riparare le navi è gratis. L'unica cosa che si fa gratis, se si fa da soli, è lo spazioporto. Comunque, ho deciso, nonostante ci sia quella viola, di provare a fare questa, soprattutto anche per testare il fatto se, quando ci sono dei punti già assegnati per via di quell'evento là, le ricerche rimangono. Quindi facciamo questa. Border, che vuol dire che ci aumenta tutto. Fantastico. Forse arriviamo fino là. Perché 20% non è poco, eh? Non è poco per niente. Questa qua ci metterà un casino di tempo. 116 mesi. Ah! 10 anni. Però va bene. Va benissimo. Tanto qua stiamo lavorando come dei forsennati. Ok,
Questa ha finito. Ce n'è una che ha finito, penso. Ok. Allora vieni qua a fare quella che non sta facendo lui, che dovrebbe essere questa. Anzi, no. Prima di fare questa, facciamo qui. Potremmo farla salire a livello 2, ma io voglio fare un'altra colony ship. Ok, questa è una cosa strana. Dunque, possiamo scegliere che tipo di popolazione prendere. Che vuol dire? Che tolgo uno da qui? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, se lo faccio sulla terra è la stessa cosa? No, qua non cambia niente. Mentre su Aya sì. Vabbè, in realtà sono esattamente identici, quindi non cambio assolutamente nulla. Io preferisco quelli rossi. Però vorrei capire se questo mi toglie un cittadino. Sembra di no, quindi per adesso va bene così. Va bene, allora io mi sto concentrando tanto sul potenziamento dei vari satelliti e cose del genere. Sto lasciando un po' System indietro survey complete. i pianeti, che non è proprio la cosa più intelligente da fare, presumo. Però per adesso ci accontentiamo di questa cosa. Allora, tu vai qua e tu vai qua. Non abbiamo altri log interessanti. Allora, questi quando capita capita. Qua ci arriveremo pian pianino e qua quando capita capita. Questo qua non so dove siano perché abbiamo fatto fuori delle amebe, ma probabilmente non contavano. Dobbiamo arrivare per finire quello qui e qua. Allora, adesso vado ancora di una stella in qui, poi mi voglio espandere un attimo in questa direzione e soprattutto di qua. E ok, questa nave invece la mandiamo qui così, sperando che una volta che questo si sia espanso per bene può arrivare fino lì. Allora, questi sono sistemi un pochino più Evading piccoli. hostile fleet. Ok, vediamo un attimo dove. Chi sono questi? Sono dei pirati? Non si capisce. Sono dei droni. Cosa sono questi? Sono di quella razza là che gira attorno in maniera strana? Possiamo fare qualche research? No. Niente. Cavolo, dobbiamo mirare un po' la nostra ricerca della società perché siamo indietrissimo da quel punto di vista. Siamo avantissimo per il resto, però. Allora, intanto ce n'è una che non sta facendo nulla. Quindi vieni qui. Mi fai una research. Ok. Poi. Chi è che non lavora? Tu. Allora, qua abbiamo praticamente completato. A questo punto devo pulire per forza di cose uno di questi. E inizierei da questo qua. Ok. Mentre qua cosa possiamo costruire? O un coso che scava. Ci sono cose che danno adiacenza. No, mi sa di no, eh. Purtroppo, avendo scelto di essere individualisti, non posso mandarli via. Cioè, guardate qua. C'è reset e non posso farlo. Cacchio. Allora, intanto, questo qui è finito. Ok, quello di prima. Questo qui è aumentato. Bene, qua cosa hai trovato? Ah, lo stai ancora facendo. Qui non hai trovato niente. Mentre il nostro tizio più forte è qui. Qua abbiamo trovato questo. Ansem Mini Drone e Drone Station. Potremmo attaccarli? Così quasi lo faccio. Qui, questo è un buco nero. C'è un buco nero. Allora, iniziamo ad andare in quella direzione, andiamo fino al buco nero, cambio di programma. Tanto qua c'è una stella molto molto bella. Io spero che fondare un pianeta qui vada bene in modo che si prenda anche questa zona, se no dobbiamo fare per forza un outpost. Vediamo un po' che succede. Allora, questi due stanno lavorando. Questa non sta facendo nulla. Strano però che non stia facendo nulla.
Non t'avevo mica detto di venire qui? Ah no, non è vero, io perché ho fatto prima la colonial ship. Ok, dai. Tanto abbiamo un casino di energia, possiamo metterci a fare queste cose qua. Qua non so se è il caso di... No, questo non mi sembra un pianeta continentale, quindi lo possiamo pure lasciar perdere. Però vorrei tanto far fuori questi. Però non è uscita nessuna missione sul log, peccato. Andiamo qua. Questo Construction complete. è un pianeta? No. Questo no, neanche quello. Dopo un po' si capisce subito se sono dei pianeti o meno. Intanto construction complete ad Aya. Vediamo un po' che mi hai fatto. Posso potenziarti? Voglio potenziare lo System spazioporto. survey complete. Quale? Questo penso. Ok, ho trovato un po' di minerali. Anomaly Quindi. found. Ok. Fai research perché tanto è di livello 3, ma tu sei di livello 5. Quindi va bene. Fondiamo il pianeta qua, quindi magari arriviamo fino a qui. Pensate che bello. A questo punto lì non possiamo andare. Il buco nero lo farei fare a lui. Tu inizia a venire indietro da questa parte e vai qua. Ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Domani esce il gioco, quindi innanzitutto potrò finalmente esprimere la mia opinione. Ma cosa più importante, potrete finalmente giocarci voi, ragazzi. E spero che questo let's play esplorativo insieme a me vi abbia garbato, si siano capiti un attimo cosa sono le particolarità di questo gioco. Abbiamo fatto un po' di esperimenti, non tantissimi, però bisogna proprio imparare a giocare. Se non gioco Paradox, poi sapete benissimo quanto sia, diciamo, lungo l'apprendimento. Però poi in genere ripaga. Ci vediamo in un prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti.